Bene, allora riaccendiamo i microfoni qui da Radio Rete Edicolo e noi mandiamo ancora un po' di musica per la verità dopo questo spazio organizzato in fretta e furia, ma sicuramente molto efficace. E dicevamo appunto, abbiamo ancora un po' di musica perché tra qualche minuto ci collegheremo con Daniela De Bellis, un edicolante del Piemonte, nell'ambito di questa carrellata che stiamo facendo sulle edicole del Piemonte. La scorsa settimana è stato il turno delle edicole di Napoli. Questa settimana ci stiamo occupando di Torino, ma anche con qualche piccolo sconfinamento. E poi la settimana dopo andremo a Novara. Abbiamo in lavorazione Roma, anzi voglio fare un appello agli edicolanti di Roma in ascolto, prenotarsi presso il Sinagi di Roma e ospiteremo anche loro dopo la prossima settimana, quindi tra 2 settimane. Allora, ancora un po' di musica per arrivare alle 11:30, momento in cui ci collegheremo con Daniela De Bellis, edicolante del Piemonte.
your glass, pass it to the last man standing, the strongest of the cast. They are the masterful ones. Recognizable face. They are insatiable in the chasing poles. Erase, erase, erase the fall. But in our heads, scripts we've read are faded. And he's running off all the synopsis, so go get your fill. But don't join the guild of phony actors in this counterfeit. They are the seamstresses, a plea for metaphors, eyes born from leaping on a cross. Stories always spun in the world they construct, hysterically lacing our plots into one. And the impression bene, allora alle 11:29 qui dalla redazione di Radio Rete Edicole, un minuto appena di anticipo rispetto all'orario prefissato, ma insomma siamo riusciti a stabilire il collegamento con Daniele De Bellis, edicolante di Torino, nell'ambito di questo giro che stiamo facendo tra gli edicolanti di Torino, sì, ma anche un po' sparsi nei dintorni. Ieri abbiamo parlato con Casale Monferrato, appunto, con Nicoletta Ferraris. Allora, Daniela, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eccola. A tutti i colleghi. Bene, parlaci un po' della tua edicola, innanzitutto una sorta di carta d'identità, di presentazione per capire bene che tipo di taglio invece hai dato tu alla tua attività, partendo dalla premessa che sicuramente